Buonasera a tutti, l'occasione per aggiornarci dopo un po' di settimane sulle comunicazioni che arrivano dal Dipartimento di Prevenzione. E proprio ieri, ma oggi è confermata, è arrivata la comunicazione che a Monte Reale c'è una persona positiva al virus. È una persona che verosimilmente è rientrata dall'estero e quindi, diciamo, è confermata la notizia di ieri che molti di voi avevano già trovato sul sito della Protezione Civile. Approfitto però anche per dire che nel frattempo il numero di persone che sono in quarantena, quindi attendono, diciamo, un risultato negativo da questo punto di vista, per Montreale è una decina di persone, quasi tutte rientranti dall'estero. Attendono quindi una notizia negativa, ovvero di essere negativi al tampone. Ripeto, la notizia di oggi che ho appena ricevuto è una notizia che era arrivata ieri, attendeva conferma e il sito della Protezione Civile, che peraltro fornisce già questo tipo di informazione, già ieri in giornata dava. Io colgo l'occasione ovviamente per ribadire quello che sono solito ribadire sempre, ovvero continuiamo ad utilizzare le mascherine e facciamo attenzione perché è ormai notizia diffusa, lo sappiamo perfettamente, i notiziari parlano di un incremento, di un aumento del numero dei contagi. Gli ultimi miei video di informazione ci esortavano a fare attenzione, continuiamo a farlo. Io continuerò a ribadire questo ogni qualvolta che ne avrò occasione e cerchiamo anche però di mantenere la calma e la fermezza. Per ora Montreale è tutto sotto controllo e con questo vi auguro una buona serata. Facciamo attenzione, utilizziamo la mascherina. Un saluto a tutti.